Oggi tratteremo il rimedio omeopatico e la sua produzione. Tanto bisogna cominciare a dire il rimedio omeopatico, per dirsi omeopatico, deve ottemperare a queste tre caratteristiche. La prima deve essere tratta dai tre regni della natura, cioè dal mondo animale, minerale e vegetale. Due, deve essere diluito e dinamizzato. Tre, sperimentato sull'uomo sano. La terza è una modalità molto importante, in quanto se noi ottemperassimo anche all'1 e al 2, ma non lo sperimentiamo, non sapremmo per cosa prescriverlo. Chiaramente deve essere tratto dai terreni della natura un rimedio naturale in accordo con la natura dell'essere umano, quindi i tre regni animale, minerale e vegetale. Deve essere diluito e dinamizzato. Questo è molto importante. E qua bisogna affidarsi a ditte serie che producono rimedi omeopatici, proprio perché trattando rimedi molto diluiti e addirittura dopo la 12 CH si supera il numero di Avogadro, quindi andiamo nell'ultramolecolare, dobbiamo essere sicuri che il rimedio è ben fatto. Diluito perché? Perché Hahnemann aveva scoperto che il rimedio ha un'azione sulla persona. Chiaramente alcuni rimedi, noi usiamo dei rimedi molto velenosi in omeopatia, veleni di serpente, l'arsenicum, la belladonna, l'aconitum stessi, sono tutti veleni mortali. Quindi Hahnemann voleva l'effetto terapeutico senza l'effetto tossico, l'effetto addirittura letale del rimedio. Allora cosa ha fatto? Ha incominciato a diluirli talmente tanto finché si è accorto che non agivano più. Allora la sua intuizione qual è stata? È stata quella di dinamizzare i vari flacconi affinché il rimedio potesse ricominciare ad agire. Lui ha proprio visto questo. Più diluiva il rimedio e più lo dinamizzava, più il rimedio aveva un'azione profonda sull'equilibrio, sulla salute del paziente, sulla vita del paziente. Quindi la dinamizzazione è un concetto molto importante per cui si rende, tra virgolette, ancora viva la sostanza di partenza nel suo solvente. Io porto sempre questo esempio, non so se vi ricordate a scuola quando prendevate una matita e l'attaccavate a un pezzo di carta, subito così non si attaccava, bastava sfregarla sulla manica del grembiule, la matita si caricava di energia elettrostatica e per incanto attaccava il pezzettino di carta. Il rimedio omeopatico ha un po' questa sorta, la dinamizzazione è un po' questa spiegazione, questa sorta di dare vita a una sostanza diluita in un solvente di partenza. La sperimentazione sull'uomo sano è un concetto molto importante perché è proprio attraverso la sperimentazione che noi comprendiamo quando un farmaco deve essere prescritto in una persona malata. Se vi ricordate, nella prima pillola, un rimedio somministrato a una persona sana svilupperà dei sintomi. Se noi troviamo questi stessi sintomi in un ammalato, somministriamo il rimedio corrispondente e il paziente guarisce. Quindi fondamentale la somministrazione, la sperimentazione del rimedio sulla persona sana. Adesso, come potete vedere, ci sono due grandi metodiche di preparazione del rimedio omeopatico. Come sapete, la farmacopea tedesca viene anche denominata HAB e è molto precisa, molto analitica. E lei cosa fa? In base al grado di concentrazione del succo nella pianta, fa una sorta di diluizioni. Per esempio, secondo il paragrafo 1 della KB, le piante che contengono un succo del 75%, cioè una quantità di acqua del 75% e chiaramente il rimanente residuo secco del 25%, viene diluito 1 a 2, cioè in pratica viene presa un'unità di succo di questa pianta e un'unità di solvente. Ad esempio, le piante che contengono un succo del 55%, un residuo secco del 45%, vengono diluite 1 a 3. Cosa vuol dire? 2 terzi di solvente e un terzo è dato appunto dal succo del 55% di questa pianta. Per le piante secche e per gli animali, tipo Apis, Cantharis, vengono tutte diluite 1 a 10, in pratica 9 decimi di solvente e un decimo della sostanza attiva. Le altre farmacopee invece procedono a diluizione tutte 1 a 10 e addirittura gli animali 1 a 20. Come potete vedere, anche la produzione di tintura madre è differente,
perché per esempio per il primo paragrafo, per le tinture madre diluite 1 a 2, si otterrà 1,5 kg di tintura madre contro i 3 kg di tintura madre prodotto secondo altra farmacopea. Questo è molto importante perché in una tintura madre tedesca è molto più concentrata e quindi c'è più sostanze di partenza e in quantità maggiori. Questo è molto importante perché essendo poi la diluizione una sorta di rarefazione della sostanza, chiaramente più l'impronta di base è ricca e più ci si trasporterà avanti nelle diluizioni queste tracce di molecole. La seconda differenza, molto importante, non è solo nella formazione della tintura madre, ma anche nella prima diluizione centesimale hanemaniana. Questo perché? Perché Hahnemann ha detto che bisogna prendere un'unità di sostanza attiva e portarla in volume a 100. Ma cosa succede? Se noi prendessimo la tintura madre, quella prodotto 1 a 2, e la diluissimo con 99 parti di solventi, noi non realizzeremo una 100. Perché? Perché come vedete quei cerchi, metà cielo sarebbe il solvente e l'altra metà è la pianta, ci vogliono ben due unità per fare un'unità, due unità di tintura madre per fare un'unità di sostanza attiva. E quindi la farmacopea cosa fa? La diluisce con 98 parti di solvente per arrivare a 100. Le tinture madre diluite 1 a 3 ha bisogno di 3 unità di tintura madre per fare un'unità di sostanza attiva e diluirla con 97 parti di solvente. Questo sempre per rispettare 1 a 100. Le tinture madre diluite 1 a 10, addirittura 10 unità di tintura madre con 90 parti di solvente. Questo per rispettare in pieno quello che diceva Hahnemann. Chiaramente di qua si ha la prima serie di succussioni, cioè di agitazioni, di dinamizzazioni del solvente col soluto al suo interno, e questa è la prima diluizione centesimale hanemanniana. Chiaramente la seconda centesimale hanemanniana, la seconda 2CH, verrà presa un'unità di questo solvente fatto a regola d'arte e verrà diluito con 99 parti, dinamizzato e si procede così andando avanti. Le altre farmacopee, indistintamente per le tinture madri, prodotte 1 a 10 e 1 a 20, diluiscono con 99 parti di solvente e quindi realizzano un 1CH che non è nel pieno rispetto di quello che diceva il dottor Samuele Hahnemann. Quindi il rimedio omeopatico deve essere fatto, sperimentato sull'uomo sano e tratto dai tre regni della natura. Questo, ripeto, è molto importante perché il medico omeopata deve avere la certezza del rimedio che prescrive, della qualità del rimedio che prescrive.